Ciao a tutti e benvenuti sulle gioie di Bea. Io sono Beatrice ed ecco qui un nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, ringrazio di cuore i nuovi iscritti al canale e se invece ancora non lo siete, vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Inoltre, per chi non lo sapesse, possiedo anche un profilo Instagram e TikTok, vi lascio il link qua giù in info box e nome delle pagine qua lato, perché pubblico aggiornamenti sul canale, sondaggi su nuovi video e tanti altri contenuti. Nel video di oggi torniamo a parlare di profumi, in particolare dei profumi di due VIP. E se voglio essere più specifica, ovvero di due cantanti. Il primo di Britney Spears e il secondo di Katy Perry. Partendo da quello di Britney, parliamo di Private Show VIP. Questo è il packaging. Guardate com'è carino e ovviamente qui dietro non può che esserci Britney. È una cantante che adoro tantissimo, l'ascolto ancora adesso comunque, mi è sempre piaciuta, è veramente penso una delle mie cantanti preferite. Il profumo è uno dei Parfum 100 ml, ce l'ho questo profumo, faccio una piccola premessa, da quasi un anno, però non sapevo mai in che video recensirlo. In questo periodo ho acquistato appunto il profumo di Katy Perry, che dopo vi farò vedere, ce l'ho qua, ma ve ne parlerò dopo. E ho deciso appunto di girare questo video dove vi faccio vedere due profumi di appunto due VIP, due personaggi famosi. Il packaging è veramente stupendo, penso che il boccettino sia assolutamente da collezione. Guardate se non sembra un gioiello. A me piace un sacco, lo trovo molto curato. Guardate anche il tappo, non so se si vede, ma è tutto glitterato. Il boccettino ovviamente è in vetro, mentre invece il tappo è in plastica. Veramente stupendo. È un profumo che è stato lanciato nel 2017, se non sbaglio, sì, è stato lanciato sul mercato nel 2017 e come note olfattive presenta come note di testa mango, arancia rossa e mela rossa. Come note di cuore, violetta, fior d'arancio e magnolia. Come note di base, lampone, ambra, muschio e note legnose. È un profumo che, come si capisce dalle note, risulta fruttato, gourmand, però neanche troppo. Non è uno di quei profumi troppo gourmand, troppo pesanti. E risulta anche fresco. È un profumo che trovo veramente buonissimo. Ci sento le note del lampone, che forse è una delle note principali della mela rossa, dell'arancia rossa e anche del mango. È un profumo che trovo indicatissimo da indossare in primavera e in estate, ma sinceramente l'ho anche indossato quest'inverno e non mi è dispiaciuto, ma forse appunto la stagione primaverile e estiva è quella da prediligere, perché lo trovo molto più adatto appunto per le stagioni calde, anche perché, come ho detto prima, non risulta essere un gourmand troppo pesante, quindi non è uno di quei fruttati pesanti che nelle stagioni troppo calde, in una giornata troppo afosa, secondo me stona. Lo trovo adattissimo come profumo diurno, è un profumo che definirei anche molto solare. Anche elegante, comunque lo trovo sia adatto per la vita di tutti i giorni, ma per qualche occasione anche di sera, qualche occasione un pochino più elegante, secondo me alla fine non stonerebbe più di tanto. È un profumo che vi consiglio di provare se non l'avete ancora provato, perché secondo me merita. In futuro di altri profumi di Britney mi piacerebbe provare anche il Private Show. Questo è il Private Show VIP e mi piacerebbe appunto provare l'altro suo fratellino, tra virgolette, perché sono curiosa di appunto sentire anche quello. Avevo sentito in profumeria Fantasy, se non sbaglio, non mi ricordo se si chiami così, però è il profumino, quello con il boccettino a forma di sfera. Blu con i glitter, se trovo l'immagine ve la metto qua lato perché mi piaceva un sacco il packaging, l'ho sentito in profumeria però non mi ha colpito per niente, quindi alla fine non l'ho acquistato. Peccato perché insomma mi piaceva anche molto anche dalle note, dalla piramide olfattiva, però quando l'ho sentito non mi ha detto nulla di che, invece questo lo trovo molto molto buono. Di sicuro di Britney ne proverò degli altri, appunto proverò Private Show.
perché mi attira molto e lo trovo ben costruito. Anche la persistenza la trovo buona, anche la scia l'ho indossato anche ieri e sì, l'ho trovato comunque un profumo molto carino con una buona persistenza. Passiamo invece adesso alla fragranza di Katy Perry e sto parlando di Katy Perry's Mad Love. Questo è il packaging esterno. Ho deciso di acquistarlo perché Katy Perry è un'altra cantante che ha segnato la mia adolescenza, forse adesso l'ascolto di meno rispetto che Britney, perché comunque Britney è sempre un posticino nel mio cuore. Katy l'ascolto un pochino di meno, a dire la verità, però ho voluto lo stesso provare un suo profumo, in questo caso si tratta di un 100 ml ed è sempre un eau de parfum. Vi faccio anche vedere il bozzettino, comunque il packaging esterno lo trovo molto carino, con questo anche motivo tipo con il marmo nel cartoncino, molto carino. Adesso vi faccio anche vedere il bozzettino. Il bozzettino è questo, sembra quasi la bozzetta di una pozione, con questo tappino che ricorda sempre l'effetto marmato del packaging in cartone. Molto carino anche questo packaging, forse a livello di packaging però preferisco quello di Britney, insomma lo trovo più particolare, però anche questo è molto carino, sicuramente quando lo finirò lo terrò nella mia collezione di boccettini carini. Questo profumo è stato lanciato sul mercato nel 2016 e come note presenta come note di testa sorbetto, fragola, mela e pompelmorosa. Come note di cuore, note floreali, peonie e gelsomino, come note di base, cocco, muschio e sandalo. Come piramide olfattiva mi attirava molto, ho deciso di acquistarlo e in apertura si sente questa bomba molto forte con una scia che sembra essere anche molto buona, dove si sente appunto la fragola, la mela e la nota acidula del pompelmo. Insomma, in apertura, vi dico la verità, promette veramente bene. Peccato che dopo qualche minuto, forse questione di 5-10 minuti, il profumo cambia, però non cambia in meglio, almeno io parlo ovviamente per me, le mie recensioni sono personali. Diventa un profumo prettamente alla fragola e alla panna, diciamo che sembra una fragola pannosa. E non si evolvono le altre note, sinceramente mi sarei aspettata da questa piramide un profumo più complesso. Invece, a parte questa apertura che sembra articolata, insomma, si sente la nota acidula del pompelmo che sovrasta, insomma, che comunque si va a sovrapporre bene con la nota della fragola. Insomma, dopo questa apertura che promette molto bene, diventa un profumo piatto. Ecco, forse la parola giusta per definirlo è proprio piatto. Sinceramente sono rimasta un po' delusa perché diventa proprio un profumo fragoloso che risulta quasi un profumo da bambina. Mi ha molto ricordato un profumo che possedevo, adesso l'ho finito perché ovviamente lo possedevo da bambina, ovvero un profumo delle Winx di Bloom, in particolare alla fragola. Diciamo che acquistando un profumo come con le note principali magari di fragola e ciliegia, insomma queste note comunque molto fruttate, c'è il rischio di inciampare, di acquistare un profumo che risulti troppo bambinesco. Diciamo, mi era andato bene con il profumo di Zara, con la nota principale della ciliegia. Se ve lo siete perso, vi lascio il link qua su sulle schede. E forse con questo ottimismo ho voluto provare questo profumo di Katy Perry, però questa volta non ha funzionato la piramide olfattiva. Lo trovo un profumo molto bambinesco, diciamo che faccio fatica a utilizzarlo, però non mi piace, insomma, metterlo dentro un armadio, dentro un cassetto, non utilizzarlo più. Visto che nella piramide olfattiva c'era la nota del cocco, ho voluto provare il layering con cocco di erbolario, che comunque cocco di erbolario per vari profumi si è dimostrato un ottimo profumo da utilizzare in layering per sistemare magari quei profumi che non mi piacciono più di tanto, e anzi, quando lo finirò, mi sa che lo acquisterò soprattutto per questo motivo, perché lo trovo molto adatto da utilizzare in layering con diversi profumi e vi devo dire che con questa aggiustatina, tra virgolette, lo trovo molto piacevole. Ovviamente però sempre utilizzando un altro profumo. Quindi parlando della fragranza singola, senza aggiungerci i vari layering, i vari esperimenti che ho fatto io, non mi ha per niente soddisfatta e anche per quanto riguarda la persistenza sono rimasta delusa
perché non si comporta assolutamente da un eau de parfum. A parte la scia iniziale, dell'inizio, la scia risulta quasi inesistente anche sulla mia pelle, non lo sento dopo un'ora, due ore, diciamo, non lo sento praticamente più, lo sento se proprio vado col naso attaccato alla pelle, però non mi sembra il caso. E quindi lo definirei con una persistenza media buona, ma neanche troppo, forse sono anche fin troppo buona. Quindi che vi posso dire di questo profumo? Non so se consigliarvelo, utilizzato il layering con cocco di erbolario, risulta carino, però ritornando indietro, questo l'ho preso scatola chiusa, non lo riacquisterei assolutamente. Quindi fra i due profumi sicuramente ha provato quello di Britney, insomma lo trovo anche molto particolare, molto strutturato anche per quanto riguarda le varie note della piramide olfattiva, mentre invece questo non lo trovo altrettanto buono, diciamo che la struttura della piramide olfattiva non c'è proprio struttura, lo definisco appunto piatto. E detto questo, il video di oggi finisce qui, fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, così mi supporterete. E fatemi sapere anche giù nei commenti se avete provato questi due profumi, insomma, se li avete provati fatemi sapere la vostra opinione, sono veramente curiosa di saperla, insomma mi piace confrontarmi con voi, o comunque fatemi sapere se avete intenzione di acquistare o comunque di provare questi due profumi che vi ho recensito. E noi, detto questo, ci vediamo alla prossima con un altro video. Ciao!